2 agosto 1923. Nasce il presidente israeliano Shimon Peres. Figlio di mercanti ebrei bielorussi, a 11 anni scappò nella Palestina britannica e fondò ancora adolescente il suo primo kibbutz. Cresciuto nel movimento dei lavoratori, eletto deputato alla Knesset, fu più volte ministro, 2 volte premier negli anni 80 e negli anni 90 ed infine presidente dal 2007 al 2014. Ebbe sempre come guida e riferimento David Ben-Gurion, venerato eroe e padre della patria. Accanto a lui ho fondato lo Stato di Israele, ripeteva con orgoglio. Proverbiale la sua indipendenza di giudizio, mantenuta anche a costo di qualche imbarazzo e risentimento della sua parte politica, il Partito Laburista. La sua testimonianza di pace entrerà nella storia con il premio Nobel, assegnatogli nel 1994 come ministro degli esteri, insieme con Rabin e Arafat, dopo gli accordi di Oslo. Per l'intera vita, sfiorando più volte la morte, mantenne quel tocco d'umorismo disincantato che gli ebrei riservano alle grandi questioni dell'esistenza. Per ogni problema, i politici consultano gli esperti. Peccato, osservava, che gli esperti siano tutti specialisti in cose già accadute. Mancano gli esperti delle cose che possono accadere.